Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone in queste domeniche che insomma sono un po' falcidiate per quanto riguarda il calcio, soprattutto in Serie D, che è il campionato che si gioca e che ovviamente sta subendo le maggiori conseguenze di questa emergenza Covid. Anche oggi tante partite rinviate, due sole abruzzesi in campo: vittoria per il Castelnuovo in casa contro il Monte Giorgio, pareggio in trasferta per il Pineto a Tolentino, partita con la quale inizieremo questa trasmissione. Ieri il successo del Teramo, davvero all'ultimo respiro, contro la Paganese per 2-1, doppietta di Carlo Ilari, sempre più capocannoniere della formazione biancorossa, con il Teramo che per una notte resta al primo posto. Poi oggi pomeriggio lo ha perso, ma perché la Ternana ha distrutto il Catanzaro. Adesso si stanno giocando altre partite in Serie C, ma ovviamente ne parleremo. Parleremo di questo e poi vi faremo ascoltare anche, ci proietteremo su domani sera, perché vi faremo ascoltare le parole di Massimo Oddo e di Eugenio Corini, perché domani sera c'è Lecce Pescara, partita delicatissima per i biancazzurri, che sono reduci da 4 sconfitte consecutive, dalla sconfitta preventivabile in Coppa Italia a Parma di questa settimana. Soprattutto in ottica convocazioni, perché ci sono state delle esclusioni eccellenti, ma ne parleremo ovviamente nell'ultima parte di questa trasmissione. Adesso concentriamoci su quello che è accaduto oggi, soprattutto la buona serata in redazione ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. E insieme a me Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Di ritorno da Castelnuovo, dove c'è stato il successo dei neroverdi di Guido Di Fabio contro il Monte Giorgio. Intanto c'è stato poco fa il raddoppio della Roma, 2-0 contro la Fiorentina, dopo il gol di Spinazzola anche quello di Pedro. 2-0 dunque, alle 20:45 il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa, e domani c'è Verona Benevento che chiuderà la sesta giornata di campionato. Andiamo in Serie C adesso per vedere i risultati che stanno maturando. Allora, quelli già archiviati sono Paganese-Teramo, giocata ieri 1-2, Palermo-Viterbese certamente rinviata, già in archivio anche Ternana-Catanzaro 5-1, Casertana-Turris 2-4, credo che siano finali o manca pochissimo, Foggia-Bari 1-0, certamente non è finale, tra poco vi diremo perché, e diciamo che al Viviani di Potenza c'è stato qualche gol, 4 pari. Jacopo, finale a Foggia, finale a Foggia, 1-0. Finale a Foggia. A Foggia il finale è stato posticipato perché, Andrea, te che la stai seguendo la partita, perché ad un certo punto non è che si è abbassata un po' la luce dello Zaccheria, le luci dello Zaccheria, completamente al buio, sì. Totalmente al buio, non si vedeva niente. Sì, sì, intorno al 38esimo, 39esimo, tra l'altro stava attaccando il Foggia, perché uno può pensare anche in maniera maligna un gesto per interrompere un'azione pericolosa del Bari. No, stava attaccando il Foggia, blackout, peraltro quando poi si è ripreso a giocare, tempo 2-3 minuti, calcio di rigore per il Foggia, che poi è quello che ha deciso la partita, rigore sì. Trasformato da Curcio, e il Bari non è riuscito poi a rimontare, buona prova del Foggia comunque. E questa è una buona notizia per il Teramo, perché il Bari rimane a -3 rispetto ai biancorossi di Paci, che osserveranno il turno di riposo settimana prossima. Avrebbero dovuto giocare con il Trapani, che non c'è più in questo campionato, e dunque si andrà avanti senza di loro, ma ovviamente è quella che la squadra che era designata a giocare contro il Trapani non giocherà. Questa è la classifica: Ternana 18, Teramo 17, Avellino, Bari e Turris 14, Juve Stabia 10, Vibonese 9, poi via via tutte le altre, con il Palermo che chiude la classifica, ma è anche la squadra che ha giocato di meno, perché sono tanti i casi di positività all'interno della formazione rosanero. Andiamo a vedere adesso i risultati del girone F di Serie D, anche qui tantissime gare rinviate, 5, Atletico Porto Sant'Elpidio Giulianova, Cinzia Albalonga Campobasso, Notaresco Aprilia, Recanatese Rieti e Vastese
Agnonese. Le gare 4 che si sono giocate: Castelnuovo Montegiorgio 3-1, Matese Castelfidardo 1-3 e poi 2-0-0 quello di Tolentino tra Tolentino e Pineto e quello di Vasto Girardi tra Vasto Girardi e il Fiuggi. Peraltro oggi il Vasto Girardi ritrovava il suo stadio. Vediamo la classifica dopo 6 giornate di campionato. Anche in questo caso, chiaramente, prendetela veramente con le molle, con le pinze. È una classifica chiaramente che risente dei tanti rinvii. Vedete il Campobasso che è a quota 13, Castelnuovo 12, Notaresco 11, però insomma è una situazione tutta in divenire. Noi le classifiche ve le mostriamo, però chiaramente dovete sempre tener conto che per fare una valutazione complessiva di quello che è il campionato bisognerà, e ci vorrà un po' di tempo, che tutte si rimettano in riga, al passo. Non sarà facile, vedremo domani. Peraltro ci sarà il nuovo DPCM, vedremo poi se il calcio dilettantistico subirà, calcio dilettantistico di Serie D, subirà ulteriori variazioni rispetto alla situazione attuale. Io saluto già in collegamento con noi Simone Mercorelli, portiere del Pineto. Ciao Simone. Ciao, buona serata. Appena rientrato dalla trasferta di Tolentino, Simone, allora facciamo così, visto che tu sei già con noi, noi ti facciamo vedere il servizio della partita, le interviste e poi parliamo un po' con te della gara di Tolentino. Il servizio è firmato per noi da Paolo Renzetti. In una delle poche gare disputate oggi nel girone F finisce senza reti la sfida fra Tolentino e Pineto, che allo stadio della Vittoria hanno dato vita ad un match combattuto ma piuttosto avaro di emozioni. Poche le occasioni, giusto 0-0 tra marchigiani e abruzzesi. Prima del match il presidente della società di casa Romagnoli consegna una targa ricordo al patron del Pineto Brocco per l'amicizia tra le due società. Avvio di gara vivace con al terzo un colpo di testa di Salvatori che fa terminare la palla sopra la traversa. Biancazzurri ben messi in campo e che costringono i locali a partire da lontano. Al 13° si infortuna Verdesi andando ad urtare nella caduta un cartellone pubblicitario. Dopo 3 minuti l'attaccante ospite riesce a tornare in campo con una vistosa fascia sulla testa. Il match non regala però grandi emozioni, anche se al 25° Ruci ha una buona opportunità trovando sulla sua conclusione la deviazione di un difensore del Pineto. Al 40° Pierpaoli si infortuna e lascia il campo al 2001 Sabatini. Al 43° pallone perso in disimpegno degli abruzzesi con Minnozzi che ne approfitta, concludendo però centralmente fra le braccia di Mercorelli. Si arriva così fino al 48° senza ulteriori sussulti, con lo 0-0 che accompagna così le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa al 4° squadra di Amaulo pericolosa con un tiro di Della Quercia deviato in corner da Governali, ripresa che sembra più vivace della prima frazione di gioco. Al 7° Tomassini trova anche il gol del vantaggio per il Pineto, ma c'è l'annullamento per fuorigioco. Meglio la squadra del presidente Brocco nel secondo tempo. Si arriva poi al 14° che vede l'allontanamento dalla panchina del Tolentino del tecnico Mosconi per proteste. Spingono in questa fase di gara Palumbo e soci, anche se al 28° c'è anche il pareggio dei gol annullati con la rete di Tortelli resa vana dal fallo commesso dal giocatore ai danni di un difensore pinetese. Al 31° tocco in area con la mano di Pepe con il direttore di gara di Loreto Di Terni che lascia proseguire fra le proteste locali. Si arriva così senza altri grandi sussulti nell'ultimo scorcio di partita, con i locali ora più determinati ma con il risultato che non cambia e con lo 0-0 che alla fine può accontentare tutti. Risultato giusto, meglio loro il primo tempo, meglio noi il secondo tempo. Noi forse ci abbiamo avuto occasioni più nitide rispetto a loro anche il primo e il secondo tempo, però loro sono una corazzata, una grande squadra. È stata, penso, una partita bella e leale, anche perché tra le due società c'è un gran clima e penso che questo si sia visto anche in campo. C'è grosso rispetto tra le due società e anche verso i giocatori. Loro, voi siete una squadra forte, un traguardo, un obiettivo diverso rispetto al nostro. Noi siamo tutti ragazzi affamati che se non diamo il 100%, se non abbiamo l'atteggiamento giusto, toppiamo. Invece così possiamo limitare i danni e penso si sia visto in campo. È stata, penso, una partita bella, il risultato giusto come ha detto lei. A Paolo, giusto 0-0 ha detto mister Mosconi, lei d'accordo con questa disamina?
Sì, beh, il campo, bisogna sempre accettare il verdetto del campo. Noi abbiamo provato a fare la partita e purtroppo non siamo stati cattivi e incisivi negli ultimi 20 metri. Abbiamo concesso un po' di campo, perché poi quando cerchi di fare la gara e concedi delle ripartenze, sappiamo che il Tolentino è molto forte in questo, e nella seconda parte del secondo tempo ci ha messo in difficoltà in varie situazioni, e quindi accettiamo questo pareggio, però la prestazione della squadra è stata, secondo me, un'ottima prestazione. Ci è mancata, ecco, la stoccata finale o l'episodio favorevole, però questo è un punto importante su un campo difficile contro una squadra imbattuta e ben organizzata come il Tolentino. Pineto un po' spuntato oggi. Ecco, non è detto poi se metti tutti gli attaccanti dentro, e oggi avevamo tutti gli attaccanti dentro, poi questo ti porti a, diciamo, a fare dei gol o delle azioni importanti, però adesso non è, diciamo, non stanno sul banco di imputati gli attaccanti. Una squadra deve essere un po' efficace nella zona d'attacco con tutte le componenti, e gli attaccanti certo fanno parte di un reparto importante, però se la squadra continua a fare prestazioni e qualità di gioco e danno la possibilità a loro di mettere la palla per una conclusione importante, sicuramente questo è un buon segnale. Oh, questo è il servizio e le voci del pomeriggio di Tolentino. Io torno da Simone per girargli la considerazione del suo allenatore Daniele Amaulo, che ha detto: Simone, insomma, Pineto poco cinico negli ultimi 20 metri, ecco, partita probabilmente non bellissima, molto bloccata oggi. Sì, è stata una partita più che altro equilibrata e molto bella tatticamente parlando, nel senso che si è visto, secondo me, un buon gioco espresso da tutte e due le formazioni, quindi era difficile magari oggi trovare un varco, comunque uno spiraglio dove inserire un giocatore e comunque portare questo giocatore a un'azione da gol. E poi il mister, secondo me, ha detto una cosa giustissima, nel senso che cioè il mister, diciamo, ha un po' difeso il reparto offensivo. Io la penso in quel modo, e soprattutto penso che noi siamo una squadra, quindi fondamentalmente non è che c'è il reparto offensivo, il reparto difensivo, è la squadra che gioca, e quindi è la squadra che vince o la squadra che perde, non è mai colpa di uno solo, ecco. Oh, Simone, è un po' tremato su quel rinvio quando hai visto che il Tolentino aveva subito recuperato palla? Sì, perché avevo visto il nostro attaccante Olcese, io avevo appena fatto un'uscita e quindi ho preso palla, ho visto Olcese che correva verso la porta, e di solito mi riesce molto bene, e solo che questa volta l'ho ciccata proprio. E poi dopo non so se mi ha graziato Minnozzi, mi sembra che sì, ha tirato dopo, o comunque sono stato fortunato, oppure magari ho recuperato bene, però sì, un po' brutta me la sono vista, ecco. Diciamo che l'intento era quella di prenderla con la parte esterna del piede, e invece ti è capitata sulla parte interna e praticamente è rimbalzata per sì, terra. No. Teoricamente lì devi cercare di prendere la metà bassa, diciamo, la palla, esatto, in modo tale che comunque si alza ma non troppo, e viene fuori un lancio di magari 50-60 metri teso, a massimo 10 metri di altezza, ecco. Perché è una palla che in ripartenza può far male ai difensori, avversari, che è una palla veloce, appunto. Quindi io avevo visto questo inserimento di Olcese nella nostra punta centrale, ho provato, cioè volevo metterlo appunto in porta, solo che dopo è uscito quello che è uscito, ecco. Ti faccio un paio di domande su due tuoi compagni di squadra. Allora, Verdesi lo abbiamo visto, si è ripreso, poi è tornato in campo con un turbante. Volevo chiederti, insomma, come sta? Verdesi, io ci sono stato a telefono fino a 5 minuti fa, e si è messo i punti, ma sta bene, ecco, ha avuto un bel taglio, però più lo spavento, magari ha fatto una
Una bella botta, io stavo in porta e l'ho sentita dalla porta, la botta che ha fatto sulla panchina. E, però sta bene, ecco, lui è un ragazzo grintoso, ragazzo che non ha esitato neanche un secondo a farsi fasciare e rientrare in campo con comunque un taglio vistoso sulla fronte che poteva dar fastidio. Invece Pierpaoli? Pierpaoli, sinceramente non so, cioè ci sono stato in pullman, però lui dice comunque che non sta malissimo, ecco. E io spero per lui, anche perché purtroppo in queste prime partite diciamo ha giocato poco perché è stato molte volte infortunato, e quindi io ho legato particolarmente con lui, quindi mi dispiace vederlo in quelle condizioni. Purtroppo in una partita ci sono degli episodi e a lui oggi è andata male, diciamo, ma penso che recupererà velocemente. Oh, vediamo tre episodi da Moviola. Allora, vi dico subito, l'arbitro era Filippo Balducci di Empoli e secondo me ha preso in pieno tutte e tre, bisogna dare atto che ha arbitrato bene, almeno in questi tre episodi. Poi durante la partita magari chiedo a te, Simone, che essendo in porta hai una visuale un po' più ampia, però nei tre episodi che stiamo per vedere, secondo me, li abbiamo rivisti, ha giudicato bene. Vediamo il primo, che è il gol annullato a Tomassini. Questo triangolo tra un triangolo che in realtà è un quadrilatero, perché è Tomassini, sì. Olcese, Palumbo, Tomassini. Se torniamo indietro, c'è il momento in cui c'è il fermo immagine in cui tocca il pallone, ecco qua, e Tomassini, non so che impressione hai, Stefano, Andrea e poi Simone, che impressione avete? Secondo me ha visto bene. Sì, e oltre. Sì, sembra di sì. Andrea? Sì, io penso che almeno una gamba sia al di là, diciamo, considerando la prospettiva, però ci può stare. Certo, dal vivo sembra anche più netto questo fuorigioco, probabilmente c'è, non è netto, ma probabilmente c'è. Secondo te, Simone, rivedendolo? Guarda, io a primo impatto in partita, sinceramente, vabbè, io dalla porta non ho visto lontanissimo. Quindi non ho visto niente e non me la sono sentita neanche di protestare, perché ero magari l'ultima persona che poteva protestare. E, però io penso che magari anche la visuale che abbiamo adesso non ci può dire effettivamente se era fuori gioco o no. A me sembra di sì, ma parliamo proprio di centimetri. Sì. Vediamo il secondo episodio, gol annullato al Tolentino per un fallo in attacco sugli sviluppi di un corner di Tortelli. Il calcio d'angolo è di Severini e va a terra Paoli, e a me, insomma, la sensazione, ora rivedendolo, non c'è proprio il momento, l'inquadratura non focalizza proprio il momento del sì, vediamo solo la parte finale. Vediamo solo la parte se finale. Il giocatore a terra e lui è libero, è presumibile che ci sia stato un fallo. Andrea? Beh sì, purtroppo non è possibile valutare, dobbiamo solo presumere. Peraltro anche le proteste del Tolentino mi sono sembrate abbastanza composte, come se sapessero sotto sotto che il fallo c'era, e probabilmente il fischio è arrivato anche prima del colpo di testa. Ecco, qui invece Simone ci puoi aiutare, perché te eri lì. Sì, no, il fischio sì, è arrivato prima del colpo di testa e diciamo che io non mi concentro molto su quando parte la palla, non mi concentro molto su quello che succede, diciamo, dentro l'area, quindi magari io non ho visto bene quello che è successo. Però di solito in queste situazioni, quando c'è un difensore a terra, l'arbitro comunque è sempre posizionato bene, quindi riesce a vedere la situazione. Questo mi pare che il numero 2 fosse Sabatini, ho sbagliato io prima? Sì, detto Paoli, sì, sì. No, sì, era Sabatini. Era Sabatini. Però insomma l'impressione è che anche in questo caso abbia visto bene l'arbitro. Sì, sì. Noi la facciamo vedere il terzo episodio, vi dico già che
in fase di montaggio io ho ascoltato anche qualcuno che giustamente dalla tribuna urlava rigore, 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 ma questo è proprio un caso di scuola di come non sia rigore. E questo traversone sempre di Severini, con Pepe il pallone gli carambola sul braccio, ma veramente questo è il caso di scuola di quando non si deve dare il calcio di rigore, perché ha le braccia dietro, aderenti al corpo, distanza ravvicinata, cioè questo noi l'abbiamo fatto vedere, ma veramente non vi chiedo neanche un giudizio, perché questo non è calcio di rigore neanche, secondo me, neanche su Mercurio. Andrea, sorridi? Io sorrido perché voglio carpire un filo di malizia, se è possibile, da parte del buon Alfonso, perché lui fa la cosa giusta, mette le mani dietro, però se ci facciamo caso il braccio non è perfettamente aderente al corpo, quindi lui un pochino di volume lo guadagna, però lo fa mettendo le mani dietro, e dunque si mette a posto da quel punto di vista, perché fa quello che è giusto fare, però effettivamente il braccio non è perfettamente aderente al corpo, se lo fosse forse quella palla non passa, dunque per me non è rigore, ha fatto bene l'arbitro, però colgo questo aspetto di Pepe, che se lo ha pensato è davvero una bella mossa scaltra. Intanto il nostro Claudio Di Giacomo ci segnala via WhatsApp, conferma che il fischio sull'azione precedente è arrivato prima del colpo di testa, e quindi di fatto non si può neanche parlare di rete annullata, perché insomma è arrivato prima del gol. Simone, torno da te per chiederti questo inizio di campionato, chiaramente molto molto particolare. Voi avete saltato la partita con la Recanatese la settimana scorsa in attesa di recuperarla, è anche difficile, quanto è difficile per una squadra che comunque come la vostra ha ambizioni, tenere sempre, diciamo, non si fanno mai conti, voi dite sempre noi tutti i giocatori non facciamo né conti, non facciamo tabelle, però poi alla fine sappiamo che le fate, il tuo sorriso insomma tradisce il fatto che io ci abbia preso, però è una classifica a cui non si può dare una lettura precisa in questo momento. Ecco, una squadra come il Pieto come deve affrontarle queste partite? Guarda, è una situazione complicata, perché comunque tu ti alleni tutta la settimana, e io parlo ad esempio domenica scorsa, noi abbiamo saputo che non avremmo giocato praticamente il sabato mattina, e quindi hai tutta la settimana per prepararti per una partita che fondamentalmente poi non sai mai se si giocherà o meno. E quindi è complicata per questo, però io sono dell'idea che come è complicata per noi è complicato per tutte le altre squadre che si stanno allenando e stanno giocando. E magari attualmente la classifica non ci sorride, questo è vero, però io sono dell'idea che ancora è presto, e inoltre ci sono varie cose, tipo ci sono varie partite che sono state rinviate, e quindi non si può vedere non è una classifica veritiera, ecco. Certo. Andrea, tu del Pineto che giudizio insomma hai di questa prima parte del campionato? Che nel Pineto stesso penso che si aspettino di più. È chiaro che siamo all'inizio della stagione, però se guardiamo la classifica dice che in questo momento in testa c'è una squadra che è Campobasso, che ha 13 punti, il Pineto di punti ne ha 7, entrambe le squadre devono recuperare una partita, quindi sono 6 punti veri. Considerato il ritmo del Campobasso, è un distacco colmabile, però il Pineto deve iniziare a viaggiare. Già diverse, troppe battute d'arresto da parte del Pineto. Io penso che questa squadra sia stata costruita per competere per il vertice, e quindi non è quella la classifica che il presidente si aspetta di vedere. Ripeto, c'è tempo, però il Campobasso è una squadra forte, che ha già delle certezze e che sta imprimendo un certo ritmo.
alcune squadre vanno dietro come il Notaresco e la Recanatese, il Pineto per il momento fa un po' di fatica, almeno questo dicono i primi risultati, quindi io penso che il Pineto debba fare di più e, sperando che si giochi, che tutto vada in un certo modo, la gara di mercoledì è già uno spartiacque per la stagione del Pineto, perché certo. Spero di no, ma se la Recanatese dovesse vincere a Pineto, Recanatese con una, penso con una gara in più, avrebbe 6 punti di vantaggio dal Pineto e il Pineto resterebbe a 6 punti dal Campobasso con una partita in più rispetto al Campobasso. Io penso che sia già una partita a snodo per il Pineto, per capire se questa squadra ha la stoffa per competere fino in fondo. Ecco, Simone, torno da te proprio sulle parole che diceva Andrea, insomma la partita e il recupero con la Recanatese diventa uno spartiacque, non decisivo, ci mancherebbe, siamo lontanissimi dal traguardo, però insomma per io non sono pienamente d'accordo, perché seppur minima, la mia esperienza mi porta a vedere la stagione del Matelica e del Campobasso dell'anno scorso, che a un certo punto, se non sbaglio, si ritrovavano a meno 14 punti dalla prima in classifica, e non parliamo di quinta giornata, bensì parliamo di magari dodicesima, tredicesima giornata. Quindi secondo me parlare di spartiacqua adesso non è giusto, ecco, perché il campionato appunto è lungo e magari le caratteristiche di questa squadra, se non sono venute fuori adesso, verranno fuori. Io di questo sono convintissimo. Prima di salutarti, visto che siamo in chiusura anche delle partite di Serie A, ha raddoppiato il Sassuolo, come avete visto in sovraimpressione, a Napoli 0-2, ha segnato Maxim Lopez. Io stasera vi faccio vedere una cosa, poi lo faremo nel corso. Stanno ancora giocando. Stanno ancora giocando. Siamo a 8 minuti di recupero, veniamo a 8... recuperi monstre. Vi faccio vedere una cosa, vi chiedo un giudizio, perché lo faremo durante queste settimane. Non sorridere, Stefano. No, te stai sorridendo. Allora, facciamo così, seguiremo insieme durante la domenica il mio fantacalcio. Vi faccio vedere la formazione, così vi chiedo un giudizio. Eccola qua, questo è lo stem. No, Maurizio, mettimi la formazione, non lo stem. Mettimi la formazione, eccola qua. Skorupski che ha preso 2 gol, Ibanez che ha vinto 2-0, Atebor che mi pare è stato ammonito, mi ha appena segnato Locatelli, il gol del vantaggio del Sassuolo, quindi prenderà un buon voto, mi ha segnato De Paul, poi Politano, Amrabat, Lautaro, partita inguardabile, Osimhen non voglio neanche sapere quanto ha preso, e De Frel, se non erro, non ha giocato, quindi dovrebbe entrare Kalinic. Simone, come mi è andata? Quanti punti faccio alla fine? Secondo me, se arrivi a 66 è... Guarda, ti dico che in questo momento sono a 65... 65 e 4, 69. 69. 60, allora, secondo me... Devi festeggiare, ecco. Io sì. Vedendo le prestazioni di alcuni giocatori che sono nella tua rosa, un attimo, mentre prima leggevi, io stavo tipo. Il problema è che Osimhen su tutti, dai. Osimhen, vi dico quanto ha preso 5. Sì. Osimhen ha preso 5. Osimhen ha preso 5. E De Frel è anche entrato, ha preso 6. Quindi è un disastro. Va bene, va bene. Simone, è stato un piacere averti con noi, tifa per me, per la mia squadra al fantacalcio, e in bocca al lupo per il resto del campionato. Ciao Simone. Viva il lupo, grazie mille, buona serata. Ciao. Va bene, grazie a Simone Mercorelli. Noi rientriamo, ma rientriamo solo per qualche istante, andiamo in pubblicità, dopo parliamo del Castelnuovo. Di nuovo insieme con l'Abruzzo del pallone, Stefano, stiamo per andare a vedere il tuo servizio. Castelnuovo Monte Giorgio, in 10 secondi ci dici che partita è stata? Una bellissima partita giocata su ambedue i fronti, il Castelnuovo è riuscito a cancellare da quella brutta prestazione di Castelfidardo con questi 3 gol. Bellissima partita. Castelnuovo Monte Giorgio 3-1, Stefano Recanati.
Di Fabio recupera Titone, che parte inizialmente dalla panchina. In difesa c'è l'esordio dal primo minuto per il classe 2002 Olivi. A centrocampo out Basilico, a far coppia con Loviso tocca Bregasi. Cambia anche Di Mengo, che rispetto al pareggio contro il Notaresco lascia in panchina Lupoli, al suo posto Faye con Cucu ad agire sul fronte offensivo. Dirige Gianluca Catanzaro di Catanzaro. Inizio contratto da parte di ambedue le formazioni, con la prima occasione di marca locale con Stefano D'Egidio, che si infila tra le linee difensive dei marchigiani, ma da dietro su di lui rinviene Perini, che salva porta e risultato. Ci provano gli ospiti a farsi vedere in avanti, ma attenta la gara difensiva dei padroni di casa, che ci riprovano al 16° minuto con Massimo Loviso. A lui è affidato un calcio di punizione dai 15 metri conquistata dai Mili, ma la conclusione dell'esperto centrocampista nero-verde fa solo la barba al montante orizzontale della porta difesa da Marani. Si sblocca dal torpore iniziale la squadra del Vomano ed un minuto più tardi tocca a D'Egidio provarci in rovesciata, ma anche questa volta mancano i centimetri a dividere il Castelnuovo dalla rete del vantaggio. Fiuta il pericolo e Di Mengo, che striglia i suoi, ma gli effetti però sono solo in un tiro dalla distanza di Cucù, presa in due tempi da Natale. Alla mezz'ora è ancora Castelnuovo con D'Egidio, che questa volta si mette in proprio. Il 7 di casa recupera palla a centrocampo e da solo si porta a ridosso dell'area avversaria, e da qui fa partire un missile con il pallone che strappa la ragnatela all'incrocio dei pali. Il gol libera la mente di Loviso e compagni, e al ridosso del 40° vanno all'incasso per la seconda volta. Ripartenza fulminea, sbarbati Emilio Di Ruocco, l'esterno entra in area di rigore, salta di netto un avversario e con il destro deposita all'angolino basso. Il Castelnuovo non si accontenta e prima del fischio finale dei primi 45 minuti di gioco va vicino al terzo gol con Loviso, che prova a sorprendere tutti dalla lunga distanza, ma Mariani devia quel poco che basta per negare l'Eurogol all'esperto centrocampista di casa. La ripresa si apre con il doppio cambio in casa: Monte Giorgio con Renzi a rilevare Marani per la regola degli under e Lupoli a prendere il posto di un evanescente Faye. Preme il Monte Giorgio per dimezzare lo svantaggio, ma la conclusione di Cucu è debole e imprecisa. Fiuta il pericolo il Castelnuovo, che riprende a giocare in velocità e si vede subito al 17° quando Sbarbati si gira in un fazzoletto e calcia con il destro, testando la reattività del neoentrato Renzi. E il preludio alla terza rete, che arriva puntuale al 23° quando D'Egidio si avventa su un pallone vagante in area di rigore e con un preciso raso a terra batte l'estremo rosso-blu. Il triplice vantaggio dura solo 5 giri di lancette quando Trillini svetta più in alto di tutti in area di rigore e di testa mette in rete. Ci crede ora la squadra ospite, che si spinge in avanti alla ricerca del gol, ma lascia ampi spazi alle ripartenze dei locali, che prima con Titone al 30° poi Sbarbati al 32° non riescono a finalizzare. Cala l'intensità nell'ultima parte della gara con un gol annullato nel finale al Monte Giorgio, ma il direttore di gara aveva già fischiato in precedenza un fallo di Lupoli su Terenzio. Finisce 3-1 per i padroni di casa, che cancellano in modo perentorio la sconfitta di Castelfidardo e si godono il secondo posto virtuale in classifica in attesa dei tanti recuperi. Passo indietro in casa a Monte Giorgio dopo il pareggio interno contro il Notaresco. Non vi nascondo che sono veramente contento della risposta che mi ha dato la squadra, perché dopo la partita di domenica, dove eravamo mancati proprio sotto l'aspetto più forte di questa squadra, che è quella della determinazione, della cattiveria agonistica, dell'essere squadra in mezzo al campo, ne abbiamo parlato in settimana, mi avevano detto i ragazzi che poteva essere un episodio, che è stato un episodio che non accadrà più, e devo dire che è stato veramente così, perché hanno fatto una prestazione a livello di concentrazione, a livello di determinazione, hanno vinto tanti duelli in mezzo al campo e penso che il risultato non faccia una grinza, anzi forse la pecca più grande, se vogliamo trovare qualcosa che non è andato oggi, è il fatto che ci siamo mangiati dei gol clamorosi per chiudere definitivamente questa partita. Guarda, io non è falsa modestia, non ci penso proprio alla classifica, nel senso che la dimostrazione l'abbiamo avuto domenica scorsa, che se non scendi in campo in una determinata maniera, cattivo, aggressivo, sempre, si rischia di perdere con chiunque. Quindi quello che mi preoccupa più di tutto è questi ragazzi, ho detto di fare nostro questa
questa caratteristica, no? Poi con l'avversario puoi anche perdere, però quando vai in campo ed esci sempre a testa alta per aver dato tutto, penso che anche la sconfitta non abbia più di tanta importanza. Oggi sicuramente non abbiamo fatto una buona prestazione, dovremo lavorare soprattutto sul fatto mentale, perché comunque non è possibile che in casa facciamo buone prestazioni, fuori casa invece facciamo delle proprie prestazioni negative. Bisogna lavorare, stiamo fortunatamente ancora alla sesta, abbiamo tanto tempo per migliorarci, dobbiamo migliorarci, ripeto, soprattutto sotto il profilo mentale, perché fuori casa ci disuniamo troppo, invece in casa riusciamo ad avere uno spirito diverso e lavoreremo per migliorarci sotto questo profilo qua. Come mai la scelta di far partire Lupoli dalla panchina? Perché bisogna mettere 4 under, anche se noi abbiamo giocato con 5 under, Lupoli è arrivato da poco, non sta al 100%, e secondo me quando è entrato ha fatto benissimo, domenica per dirti ha iniziato, ha fatto meno bene, quando uno non c'ha una condizione non al 100% può alternare queste prestazioni, però Lupoli sappiamo che è un giocatore importante, dobbiamo pensare prima di tutto di far anche lo stesso Misine, di cercare di fargli crescere soprattutto il profilo fisico e poi utilizzarli al meglio. Successo bello rotondo del Castelnuovo. Stefano, abbiamo sentito Guido Di Fabio che ha detto insomma, io ho ricordato ancora una volta che se si scende con lo spirito giusto, intanto cambiano giustamente le luci, diventano verdi, se si scende con lo spirito giusto questa squadra può dire la sua. Sì, l'ho predicato dal primo giorno d'allenamento, ha sempre detto che la sua squadra ha bisogno di determinate caratteristiche, sono quelle del pressing, della determinazione in mezzo al campo, dell'unità del gruppo. Lo si è perso nella trasferta di Castelfidardo, abbiamo visto quanto è stata brutta quella partita dei ragazzi di mister Di Fabio, e oggi invece si è azzerato tutto e ne è uscita una partita bella, avvincente, importante, con dei bei gol soprattutto, perché il gol di D'Egidio e poi anche il gol di Ruocco sono stati due bellissimi gol, e si è vista la compattezza di una squadra che quando riparte sa far male. Peraltro tu hai detto bellissimi gol, ne abbiamo mancato uno, ne ha mancato uno, sì. Loviso, ma veramente questione no, di centimetri. È stato bravo il portiere, perché ha fatto quel passetto in più all'indietro che gli ha permesso di toppare il pallone e metterla sulla traversa e poi in calcio d'angolo. Sarebbe stato l'ennesimo Eurogol di Loviso che ci fa vedere in questo inizio di campionato. Oggi c'era anche uno degli ex, un ex come Sbarbati, sì. Come è andata la sua partita? Sta entrando nel vivo del gioco, si sta facendo vedere molto rispetto anche alle prime partite. Mister Di Fabio l'ha detto, era un giocatore che aveva bisogno di riprendere la forma, lo sta facendo bene, secondo me gli manca solo il gol, come d'altronde al Titone che anche oggi è rientrato. Minuti importanti per riprendere la condizione e magari sarà un altro giocatore importante per questa squadra. Un Montegiorgio che ha detto Mengo va meglio in casa di quanto non faccia in trasferta. Che sensazione hai avuto della squadra di Mengo? Beh, una buona squadra sicuramente, perché gioca, e lo abbiamo detto anche oggi in cronaca, gioca spesso palla dalla difesa, quindi predilige il gioco a terra, costruire da dietro. Oggi è mancato un po' di cattiveria e di precisione nell'organizzazione del gioco, anche se non era iniziata nemmeno male la loro partita, no? Perché si erano fatti vedere in avanti, purtroppo poi per loro c'è il Castelnuovo che ha fatto una partita veramente ottima sotto ogni aspetto e è uscita la sconfitta. Il mister ha detto giochiamo meglio in casa che fuori casa, dovremo lavorare sulla mentalità della squadra. Mentalità della squadra, Andrea, che io voglio capire a questo punto. Chiaro che lo diciamo sempre, è un campionato particolare e nel quale bisognerà fare attenzione anche a quanti impegni si avranno poi congestionati rispetto ai recuperi, e quindi quello potrebbe essere un fattore decisivo. Ma il Castelnuovo dove lo mettiamo? Zona playoff? Beh, in questo momento la classifica sorride. Zona playoff potrebbe sognarla il Castelnuovo se effettivamente al rendimento attuale della squadra aggiungiamo un contributo fattivo
ancora più concreto che potrebbe arrivare da Sbarbati e da Titone, perché Titone di fatto non ha ancora giocato, solo qualche scampolo, quindi non c'è ancora nel motore del Castelnuovo. Sbarbati è un giocatore che può andare in doppia cifra, non è un super bomber, ma è uno che può andare in doppia cifra in Serie D e ancora non ha segnato. Quindi mi viene da chiedere, se il Castelnuovo è questo e aggiungiamo eventuali gol di Sbarbati, un suo miglioramento e poi una immissione nel motore di Titone, senza che si vada a pregiudicare quanto di buono già c'è in quella. Oggi si è visto ad esempio i gol di Ruocco, che è uno che viene dallo scorso campionato, come lo stesso De Giglio. Sono giocatori che lo scorso anno erano in eccellenza, hanno fatto benissimo in eccellenza e si stanno confermando molto bene in Serie D. Ripeto, se questi due giocatori danno un loro contributo di un certo tipo, il Castelnuovo può assolutamente sognare, però è giusto d'altro canto che la società, il mister, tengono i piedi per terra, perché è comunque una matricola che per la prima volta nella sua storia sta facendo la Serie D, quindi va bene l'entusiasmo, però senza eccessivi voli pindarici. Vediamo come questi giocatori che abbiamo citato riescono a contribuire in futuro. Assolutamente, peraltro ci fa particolarmente piacere aver portato bene, perché l'abbiamo avuto la settimana scorsa, a Stefano De Giglio, ha fatto un grandissimo gol, così come speriamo di portare fortuna a Mercorelli, che è stato con noi prima, così come speriamo di portare fortuna a Federico Del Grosso, allenatore del Giulianova. Buonasera mister. Buonasera a voi. Allora, grazie per l'invito, grazie mille. Grazie a te ovviamente per la disponibilità, perché dopo aver visto un po' di calcio giocato, poi vedremo anche i servizi delle altre due gare che non riguardano le abruzzesi, che si sono giocate oggi, però volevo chiedere a te, così come settimana scorsa avevamo chiesto ad Alessandro Battisi, il direttore sportivo dell'Aprilia, ecco, innanzitutto come si sta a, tra virgolette, riposo forzato, perché oggi il Giulianova avrebbe dovuto giocare contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio, settimana scorsa avrebbe dovuto giocare contro la Cinzia Alba Longa, partite rinviate queste. Beh, sicuramente non si sta bene, nel senso che uno prepara una settimana, un programma lavorativo, è chiaro, è come se a voi vi impediscono di fare il vostro lavoro, quindi bene non si sta. Però sappiamo che c'è questa emergenza e purtroppo ci dobbiamo adeguare. Noi ci adeguiamo nella maniera più possibile, tenendo in allenamento i ragazzi, tenendo sulle corde i ragazzi, sperando che questa situazione, insomma, si risolva il prima possibile. Ecco mister, volevo chiederti, per formazioni di Serie D che ovviamente non hanno organici extra large, immagino che la preoccupazione di un allenatore come può essere te in questo caso sia anche: ma quando poi recupereremo tutte queste partite, come faremo poi a concentrare tanti impegni in pochi giorni con infortuni, squalifiche e quant'altro? Immagino che sia questa una delle preoccupazioni. Sì, questa è una preoccupazione, però noi siamo talmente vogliosi, diciamo, di giocare la domenica, perché per me la domenica a casa è una giornata sinceramente negativa. Vorremmo sempre poi portare a termine il lavoro settimanale come tutte le altre compagini. Questo è un problema, quindi chiaramente dobbiamo gestire i lavori settimanali, capendo che probabilmente nelle prossime settimane la nostra formazione, come tante altre formazioni, si ritrovano in 15 giorni ad affrontare magari due recuperi con due partite di campionato. Se tutto resta così, altrimenti si può anche complicare. Io spero di no, però purtroppo questa è la realtà. Io volevo chiederti se, insomma, c'è anche un timore, se serpeggia un po' il timore che questo, che è l'unico campionato dilettantistico che ancora si gioca, se c'è un po' il timore che il campionato di Serie D possa avere le ore contate, ecco.
Ma questa è una voce che purtroppo circola e che non circola. Io spero di no, speriamo tutti di no, perché comunque Serie D è un campionato nazionale, un campionato che deve essere secondo me tutelato, è un campionato che merita una considerazione secondo me diversa, nel senso o cambiano i protocolli, altrimenti è chiaro che così non so fino a quando possiamo continuare. Questo è il mio pensiero. Perché se ogni domenica ci troviamo a rimandare in un campionato nazionale dalle 30 alle 40 partite, è chiaro che, sapete anche voi, non è una cosa semplice poi da gestire in futuro. Io spero di no per quello che mi hai detto. Speriamo invece nelle prossime ore di trovare una soluzione per continuare questo campionato, che secondo me è un campionato che deve essere disputato al 100%, insomma. Ecco Andrea, perché poi in realtà per la Serie D effettivamente quello che diceva mister Del Grosso è vero, il nodo sostanziale poi è la questione protocollo, che ha una gestione molto difficoltosa per le squadre di Serie D. Sì, ma ieri dicevo anche nel servizio, il problema è se va ammorbidito il protocollo, in realtà poi le società devono assumere più impegni, oneri maggiori, nel senso se si porta il protocollo dei dilettanti a livello di quello dei professionisti, hanno tutte le 166 società di Serie D la possibilità di fare tanti tamponi, almeno un paio a settimana quando va bene, e poi se esce il positivo hanno la possibilità di stare in una bolla, in una struttura, e poi allenarsi e fare tutto all'interno della cosiddetta bolla. Ecco, questo probabilmente è difficile. D'altro canto, tenere questo protocollo fa sì che se esce anche un solo caso positivo, la squadra in questione salta come minimo due partite, ma abbiamo visto il caso dell'Aprilia, si può arrivare anche tranquillamente a saltare tre partite consecutive, quindi tutto questo va poi a far accavallare, a far ammucchiare questi recuperi, e nel giro di un paio di domeniche qui nel girone F abbiamo messo insieme qualcosa come 10 recuperi, una parte dei quali calendarizzati, altri da calendarizzare, e uno di questi recuperi calendarizzato due volte è saltato per la terza volta, ovvero Matese-Aprilia, perché poi se ci sono dei ritardi anche nel fare i tamponi, si ritarda anche nel tornare ad allenarsi e di conseguenza anche a tornare a giocare. E purtroppo è un collo di bottiglia difficile venirne fuori. Ecco mister, ma tra le due soluzioni qual è quella che gli addetti ai lavori, cioè voi che siete protagonisti di questo campionato, auspicate maggiormente? Beh, io tutto questo giro difficile è chiaro che non lo conosco, quindi non mi posso non posso esagerare nel parlare nella questione medica, nella questione dei tamponi, del tracciamento eccetera. È chiaro che io proporrei la questione del professionismo, perché così il campionato dilettante possa continuare essendo un campionato nazionale. Se poi vengono meno delle situazioni io non le conosco, perché non me ne occupo, quindi non vado a interferire su altri settori. È chiaro che io nel settore tecnico, è un campionato nazionale, secondo me deve adeguarsi in un campionato nazionale. Io proporrei Federico Del Grosso, che non conto nulla, il protocollo deve cambiare, perché è chiaro che così dove andiamo, cioè nel senso ogni domenica troviamo tantissime gare rinviate, anche doppi incontri che dovevano ripetersi rinviati di nuovo, quindi non lo so, mi fate una domanda che non so rispondere sinceramente. Certo. Invece io dico il mio, stare senza calcio è chiaro che è come stare senza vita, quindi Sì. Per me e per i calciatori, ma non credo solo per me.
Pensa che anche per noi, quindi immagino che insomma per tutto, i protagonisti è tutto un circuito che poi viene penalizzato, ma a parte a livello di interessi, che poi è una cosa relativa, ma è una questione di passione, una questione per chi crede in quello che fa. Siccome io mi alzo la mattina, come tutti quanti lo facciamo, credendo in quello che facciamo perché abbiamo passione, abbiamo amore, è chiaro che privarsi di questo fa star male. Certo. Passare una domenica in casa dalla mattina alla sera fa male, tutto qua. Mister, prima di salutarti, perché insomma ti lasciamo ovviamente ai tuoi impegni, volevo farti un paio di domande su quello che sarà, quando sarà, speriamo prestissimo, se si tornerà in campo tutti quanti, tutti insieme. Il Giulianova insomma dovrà fare una bella rimonta, dovrà cominciare a correre perché i punti sono pochi, uno solo. Ecco, che cosa ti aspetti da qui in avanti? Ecco, in che cosa siete mancati finora e dove conti che si possa migliorare da qui in avanti? Ma guarda, il Giulianova ha raccolto meno di quello che poteva raccogliere. È stato un inizio un po' difficile, una squadra tutta nuova. Come sapete, non è facile iniziare con 15 nuovi su 20, perché praticamente abbiamo tenuto solo gli under. Ci sono stati degli acquisti importanti, soprattutto sotto l'aspetto degli over. È un Giulianova che stiamo preparando per fare un campionato importante. Abbiamo dimostrato nelle ultime gare di avere un valore importante, quindi dobbiamo solamente lavorare, dare una sterzata, probabilmente una vittoria in questi casi, con l'esperienza da calciatore che ho. Un'esperienza ancora giovane da allenatore, però in questi casi ecco, una vittoria, un risultato positivo pieno potrebbe dare una sterzata. Quella che noi puntiamo con tranquillità, lavorando, cercando di soddisfare anche quello che la società ha fatto, perché il presidente Bartolini ha fatto non pochi sacrifici in tutti questi anni, soprattutto quest'anno. Credo che abbia allestito anche una squadra molto molto competitiva, con qualche ragazzo che ancora dovrebbe entrare in condizione ottimale, non che sia fuori condizione, ma in condizione ottimale, e magari vediamo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che queste settimane di pausa ci servono per recuperare quei giocatori che ancora hanno una condizione da arrivare. Però ecco, noi abbiamo l'impegno, me in primis, insieme alla squadra, formata da giocatori molto molto importanti, di dare una sterzata, perché non meritiamo assolutamente quei punti. Poi è chiaro che sono passate 4 partite per noi giocate, fondamentalmente ne sono 6, sbaglio? Sì. Ne sono 6, quindi 2 ne dobbiamo recuperare, quindi questo inizio è capitato fortunatamente, all'inizio, magari capitava a dicembre, gennaio, era peggio secondo me, quindi questo è quello che deve fare Del Grosso e la truppa di Del Grosso, insomma. L'ultima per Del Grosso da Andrea. Io scendo nel dettaglio, sì. Perché si è insomma visto che il Giulianova ha avuto qualche problema in attacco in questo inizio di stagione. Lì dietro ci sono giocatori come Ranellucci, De Moleon, che sono affidabili, c'è Danna, ok, ci sono poi gli under che conosciamo bene, tipo Barlafante. Davanti insomma c'era l'incognita Mitta, ora è arrivato Pedalino e soprattutto un grandissimo ritorno, un po' attempato, ma Alessio Campagnacci è uno che a Giulianova ha lasciato il segno. Come stanno questi ultimi due, Pedalino e Campagnacci, che probabilmente saranno coloro che dovranno dare la potenza di fuoco a questa squadra? Ecco, ho fatto una battuta prima proprio per ringraziare il presidente che ha
l'ennesima volta si è sacrificato perché ha preso due giocatori che stiamo mettendo sicuramente nelle ottime condizioni. Sono arrivati non in condizioni precarie assolutamente, ma noi quei giocatori lì dobbiamo portarli nelle condizioni ottimali, perché due giocatori come Pedalino e Campagnacci, nulla togliendo a Mitta e gli altri giocatori che ricoprono il reparto offensivo, sono dei giocatori che possono fare, secondo me, in questa categoria la differenza, senza nessun problema. Il gruppo è solido, il gruppo si sta amalgamando sempre di più, c'è entusiasmo. Speriamo, dobbiamo solamente giocare, abbiamo voglia, sono 15 giorni che non giochiamo, speriamo che la sfida di Pineto a Pineto verrà giocata, perché ne vedremo delle belle, sicuramente. Grazie mister per essere stato con noi, in bocca al lupo. Grazie per a voi. Grazie il campionato. A voi. Grazie mille. Grazie. Ciao, grazie a Federico Del Grosso, allenatore del Giulianova. Noi ci fermiamo per la pubblicità, al rientro parleremo di Teramo, della partita di domani sera del Pescara a Lecce. A tra poco. Eccoci rientrati, terza e ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Stefano, io direi di andarci a vedere le altre due partite che non riguardano squadre di casa nostra, che si sono giocate oggi. Ci andiamo a vedere Vasto Girardi Fiuggi e Matese Castelfidardo. Giornata storica per Vasto Girardi, si inaugura la nuova struttura sportiva del Ditella, possato un sintetico di nuova generazione con una tribunetta in cemento. C'è ancora qualcosa da ultimare, quando sarà possibile ospitare il pubblico la capienza sarà di 1000 spettatori. Nuovo impianto situato a circa 1200 metri di altitudine. Contro il Fiuggi di Incocciati ai bianchi di Prosperi è mancato solo il gol, specialmente nella prima frazione. Due punti persi dai locali contro i laziali, che hanno dato il benvenuto all'ex Campobasso Balistreri soltanto 48 ore fa. Dirige il signor Gianpietro di Pescara. Poco prima dell'inizio c'è da cucire un buco nella rete di Guerra, che si prodiga per riparare con l'aiuto di un collaboratore del Vasto Girardi. Partita subito molto viva, al quinto Molisani vicini al gol con un tiro da fuori di Guida che saggia decisamente la reattività di un ottimo Spadini. Un minuto dopo sinistro secco di Fabrizio Melara per il Fiuggi e presa sicura di Guerra. Clamoroso al set. Ottimo Mercai è tanto bravo nell'intercettare il rinvio di Spadini quanto Grossolano nel fallire un gol a porta sguarnita. All'inizio degli altomolisani è più incisivo rispetto a quello del Fiuggi, al 14° azione da applausi con Guida che effettua un cross basso pericoloso. La girata di Mercai è presa da Spadini. Protesta il Fiuggi al 16° per una presunta irregolarità di Guglielmi su Bittai e il direttore di gara non vede irregolarità. Il Vasto Girardi meriterebbe di passare. Al 26° bravo Salatino a tagliare uno spazio e a calciare, tiro contratto in angolo, si batte il corner, imperiosa l'elevazione di Pesce con la palla di poco alta sopra la traversa. Fiuggi macchinoso e poco pericoloso almeno fino al 28°, quando Melara mette bene in mezzo un pallone che Bittai e vanifica facendo fallo ai danni di Guglielmi sulla linea di porta. Il Vasto Girardi mette alle corde i laziali, 37°, abile Mercai a crearsi la palla gol, ma la conclusione termina alta. Ancora Alto Molisani con la conclusione di Salatino, respinta forse con un braccio da Mazzotti del Fiuggi. Anche qui il direttore di gara non vede falli. Intorno al 40° girata di Ruggeri sugli sviluppi di un corner, abilissimo Spadino a sventare. Ancora calcio d'angolo, molti dubbi su questo atterramento in area di Moriconi ai danni di Pesce. Qui il signor Gianpietro fa correre. Al 43° arriva il calcio di rigore che viene vanificato dal Vasto Girardi. Mele allarga per Raucci che mette in mezzo, esce Spadini commettendo fallo su Mercai. L'arbitro indica il dischetto, Mercai si fa respingere il tiro dagli 11 metri da Spadini e poi calcia alto sopra la traversa. Grossa occasione per i bianchi. Dal primo della ripresa Incocciati inserisce Balistreri in luogo di Bittai e passa un 4-2-3-1. Il Fiuggi continua a sbagliare tanto, così come è avvenuto nel primo tempo. Il Vasto Girardi non riesce a sbloccarla. All'11° alta la punizione di Guida, una delle rare sortite ospiti al 18° con Papaserio, il cui taglio dalla sinistra viene deviato da Melara sull'esterno della rete. Ancora pungente il Vasto Girardi al 24° con Mercai che vede con la coda dell'occhio Salatino che calcia alto sopra la traversa. 31° calcia lo stesso Melara per il Fiuggi, palla deviata al lato.
Prosperi fa entrare il classe 2005 Fraraccio e l'Orefice al posto di Minchillo e Pesce. Intorno al 32esimo spazio nei locali anche a Bruni in luogo di Raucci sugli scudi. Il portiere laziale Spadini al 38esimo chiamato in causa da un tiro di guida. Ancora vicini al gol i bianchi di Prosperi, comandati 4 minuti di recupero, al primo dei quali viene espulso Incocciati dalla panchina. Al 92esimo prende la mira defilato Basilico che calcia in maniera molto imprecisa. Finisce senza reti al Ditella. Tante le recriminazioni da parte del Vasto Girardi, mentre il Fiuggi torna a casa con un punto prezioso per la propria classifica. Dopo il rinvio contro l'Aprilia e la disfatta di Selvapiana contro il Campobasso, il Matese ospita il Castelfidardo per ritrovare il successo che manca dalla prima giornata, quando la truppa di Mister Urbano sbancò il Civitelle con un sonoro 0-4 ai danni dell'Olimpia Agnonese. Per il regolare svolgimento delle ostilità ha designato il signor Picardi della sezione di Viareggio. I primi 20 minuti entrambe le formazioni lo dedicano alla fase di studio. La prima vera occasione capita sulla testa di Costantino, che impatta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo l'uscita di David, pallone alto. Al 22esimo cambia il parziale, marchigiani in avanti sulla sinistra con Mataloni. Bruno respinge corto e Braconi marca il vantaggio del Castelfidardo. Il Matese tuttavia ha subito la chance per pareggiare i conti. Negro perde un tempo di gioco per la conclusione, viene chiuso dal portiere avversario. Pochi istanti e di nuovo gli ospiti in proiezione offensiva. Giampaolo si lascia ingolosire dalla conclusione, destro a giro. Bruno si distende ma non riesce ad evitare il bis Fidardense che stordisce di fatto i campani. Biancoverdi non ancora sazi si vedono annullare una marcatura messa a segno da Giampaolo sull'assistenza di Niembe, che poco prima dell'intervallo prova a far segnare anche Capponi. Bruno riesce ad opporsi, si va all'intervallo sul doppio vantaggio del Castelfidardo. Il contributo tecnico di Antonio Di Perna per raccontare la ripresa che si apre con un calcio d'angolo in favore dei locali. Stacco di Negro dopo una deviazione, il pallone sbatte sulla traversa. Minuto numero 21, Riccio nelle fila dei campani già ammonito, ferma Giampaolo in maniera irregolare. Picardi opta per l'espulsione ed il Matese resta in inferiorità numerica al minuto 24. Punizione per il Castelfidardo. Fidardo. Alessandro Di Dio disegna per Puca, il cui colpo di testa non è preciso. 28esimo, indecisione della retroguardia biancoverde, il neo entrato Tommasone caparbio a crederci e sul suo recupero nasce l'1-2 con un rasoterra vincente. Neanche il tempo di esultare però, perché poco meno di un giro di lancette Fermani si trova sui piedi un pallone che indirizza all'angolo per l'1-3 del Castelfidardo. Da lì in poi la truppa di Lauro preferisce amministrare con un buon possesso. 5 minuti di recupero sulla conclusione al lato di Capponi, il triplice fischio, seconda vittoria consecutiva per il Castelfidardo, quarto KO invece in campionato per il Matese, che domenica prossima giocherà nuovamente in casa e riceverà la visita del Castelnuovo Vomano. Eh sì, il Castelnuovo andrà a far visita al Matese. Stefano, con te ricominciamo dall'inizio. Innanzitutto, da Vasto Girardi, che notizie ci arrivano? La prima, l'inaugurazione del nuovo impianto, il Ditella, bello, molto bello. Andrea conferma. 1200 metri sul livello del mare, è come quando per le qualificazioni della Coppa America o per il campionato del mondo si va a giocare alla Paz in Bolivia, sì. No, lì siamo oltre 3000 metri, qui 1200 metri, però è tra gli impianti più montani, penso tra i club di Serie D. Bello, bell'impianto. Si vedono anche le pale eoliche lì tra Capracotta e Vasto Girardi. E poi una squadra che non meritava di perdere. Il Fiuggi deve ringraziare Mercai. Sì, perché ha sbagliato l'impossibile, penso, oggi andò un rigore, quindi lo deve ringraziare alla grande. Il portiere Spadini, che ha parato il rigore, ha fatto degli interventi importanti, il portiere del Fiuggi Spadini, sì, quindi mi sembra però Mercai è un po' con le polveri bagnate oggi. Sì, vero. Con l'età ovviamente che avanza, però bisogna dire che eccolo qua. Mamma mia. Questa è una cosa incredibile. Però Melara, quando ha il pallone tra i piedi, Stefano, l'abbiamo visto, c'ero io quando ho giocato contro la Vastese, si è inventato un gol da solo, quindi forse deve prendere ancora la forma migliore, però è un giocatore in altra categoria. È arrivato anche Balistreri nel Fiuggi,
oggi ha debuttato. Sì. Eh sì, diciamo che non è proprio una formazione giovanissima su alcuni interpreti, ecco, mettiamola così. Se poi ci mettiamo che potrebbe scendere in campo anche un ex giocatore come il suo allenatore, come Beppe Incocciati, allora a quel punto, eccolo qua, Melara, la mobilità non è più quella di un tempo, però insomma è un grandissimo. Il piede non cambia, assolutamente no. Il Castelfidardo invece, e passiamo all'altra partita, Stefano si conferma squadra temibilissima. Ha ingranato? Sì, perché poi ha vinto in casa. Sì. Vince in trasferta su un campo difficile, credo, quello del Matese, che aveva iniziato la stagione anche in maniera importante. Poi una squadra campana, lì lo sappiamo come sono i campi difficili. Anche se a porte chiuse, lo so, però... ecco, apro e chiudo parentesi, sì, delle porte chiuse. Lo ha scritto Claudio di ritorno a Tolentino, l'ho visto io oggi a Castelnuovo, queste porte chiuse, tra virgolette. In che senso? Abbiamo visto un po' troppe persone. A Castelnuovo? Sì. Vabbè. Non so i motivi e non sta a me giudicarli, però c'erano un po' troppe persone. Ok. Andrea, ingranato il Castelfidardo, il Matese che affronterà invece il Castelnuovo al netto. Noi diciamo sempre settimana prossima incontrerà il Castelnuovo, ma allora dobbiamo dirlo sempre col punto interrogativo. Sì, perché anche oggi a Castelnuovo, origliando tra gli addetti ai lavori, c'era proprio Capaldi che diceva: secondo me domani arriva lo stop. Domani dovrebbe esserci una riunione in Lega, se non andiamo errati, è possibile che nel pomeriggio arrivi questo stop. Così dicevano. Uno stop che potrebbe andare di pari passo con le chiusure localizzate in Italia. Ma a questo punto, Andrea, mi pare di capire che da programma sembra l'unica soluzione plausibile, al netto del fatto che poi i recuperi stanno cominciando veramente a diventare troppi. Mi duole dirlo, davvero mi duole, però la vedrei come la soluzione più naturale, perché tutte queste partite rinviate, e se si va avanti con questi numeri aumenta la probabilità che ci siano tante altre partite da rinviare, quindi poi diverrebbe un calendario quasi insostenibile, anche se quest'anno non ci sono molti turni infrasettimanali, ma neanche a un certo punto è possibile avere tutti questi recuperi. E poi domani dovrebbe esserci un altro DPCM e magari già su quel decreto potrebbe essere sancita la chiusura anche per il campionato di Serie D. Se non sarà sancita sul decreto, magari la LND potrà prendere atto di tutti questi rinvii e quindi dire: ok, fermiamoci, sospendiamo anche noi l'attività per qualche settimana e vediamo come va. Stiamo a vedere. Se poi torniamo per un attimo al calcio giocato, per quel che ne resta, Castelfidardo ha imbroccato bene questa stagione, squadra giovane che viene dalla promozione, retrocessa, subito tornata su perché ha battuto la concorrenza dell'Ancona quando il campionato è stato fermato. Castelfidardo era avanti. Lauro, l'allenatore, ex difensore del Chieti, amico peraltro del DS dell'Aprilia ed ex Chieti anche lui, Battisti. Non è un caso quello che è successo oggi a Piedimonte, perché Castelfidardo ha battuto il Castelnuovo, che è una squadra che stiamo vedendo sta facendo molto bene, e l'ha battuta con merito. In precedenza aveva fermato la marcia del Campobasso pareggiando con la squadra di Cudini, ma essendo anche in vantaggio. Quindi Castelfidardo sta dimostrando con questa serie di partite che questo buon inizio di stagione è tutt'altro che casuale, e ci sono dei valori che bisogna considerare per questa squadra, che magari dai più veniva data come una probabile spacciata, e invece questa squadra fa sul serio. Assolutamente. Oh, prima di parlare del Teramo e della vittoria di ieri sera contro la Paganese, Maurizio, mi fa rivedere un'azione della partita? Allora, attenzione, questo è un fallo a centrocampo, guardate, tra poco c'è un... guardate quello dietro con la palla in mano, guardate, lo rimettiamo indietro, allora guardatelo perché è fermo al muro ed è stentoreo nella sua compostezza. Poi arriva il secondo giallo, l'espulsione, e perde totalmente la testa. Guardate, allora, è quello con la mascherina contro il muro, guardatelo qua.
E spacca tutto. Poteva tirarlo pure solo ragazza a fianco. Sì, ha rischiato. Va bene, va bene. Torniamo un attimo a poco meno di 24 ore fa, Andrea, vedendo solo le immagini, non il servizio, della gara di ieri sera del Marcello Torre di Pagani, dove il Teramo ha trovato un successo quando probabilmente in pochi ci credevano più che potesse arrivare la vittoria, perché sembrava una partita incanalata verso l'1-1, ma in questo momento il Teramo ha un giocatore in più che fa totalmente la differenza, che è Carlo Ilari, che con una doppietta si va a prendere altri 3 punti. Sì, sono i successi del mi rifaccio lo stesso discorso fatto 7 giorni fa, quando Arrigoni, in una partita così difficile come quella con la Juve Stabia, inventa un tiro da 30 metri come quello del Bonoris della scorsa settimana, vuol dire sta libera, non hai grandi pressioni. E lo stesso ieri a Pagani, ieri la partita era praticamente finita dopo il gol di Guadagni. Poi è vero che la Paganese ha giocato speculando sul pareggio, voleva il pareggio, e il Teramo, dagli atteggiamenti che avevano i giocatori, voleva vincerla perché accelerava le punizioni, accelerava le rimesse, ma in campo, anche perché il campo era davvero ridotto molto molto male, in campo però quella voglia di vincere il Teramo non si traduceva in occasioni da gol o in una spinta praticamente concreta. Era una partita indirizzata sull'1-1, poi quando le cose vanno bene vanno anche meglio, e da questa punizione, da questa mischia è sbucata la zampata di Ilari, che ormai fa il bomber della squadra, l'attaccante aggiunto. Qui segna un gol da centravanti di testa, nel finale segna di rapina un gol anche quello da centravanti, e il Teramo portò da casa 3 punti, al di là di quelli che poi sono stati gli effettivi meriti, come del resto riconosciuto dallo stesso Paci, che ha detto sicuramente non è stata la nostra miglior partita. Ripeto, complice anche un campo di gioco messo in quel modo, complice una squadra che comunque è rognosa da affrontare, e complice anche il fatto che la condotta, diciamo così, ostruzionistica della Paganese ormai aveva praticamente di fatto addormentato la partita. Anche gli innesti, Bonino ha fatto un'azione sola, un bel affondo sulla sinistra e poco altro. Birligea, che ha avuto il merito di prendersi la punizione, che è più un errore di Bravati che bravura di Birligea. Birligea non ha lasciato il segno, il suo ingresso è stato piuttosto impalpabile. Però ripeto, il Teramo sicuramente ci ha creduto, e su questa ultima mischia ha trovato la zampata risolutiva. È il successo, ripeto, come quello con la Juve Stabia, è il successo della testa sgombra, dell'avere zero pressioni. Peraltro Teramo, come detto, adesso servirà il turno di riposo. Tu hai detto che adesso il Teramo ci crede, e invece il Pescara domani sera quanto deve crederci, Andrea? Perché la partita è complicatissima, le assenze sono tante e le convocazioni hanno lasciato qualche sorpresa. Beh, stavolta le assenze ci sono per scelta dell'allenatore, perché al di là di Drudi, che sarà fuori un mese, e al di là dell'infortunio di oggi di Bocchetti, è stata una giornata un po' particolare, perché oggi Oddo in conferenza aveva detto sì, Asensio è convocato, poi però Asensio nella lista dei convocati non l'abbiamo visto, non l'abbiamo trovato, ma hanno suscitato molto rumore le esclusioni di Valdifiori e Galano, che stanno bene, sono stati lasciati a casa. Parliamo del giocatore che doveva far girare il centrocampo, fiore all'occhiello della campagna acquisti, e del capocannoniere del Pescara della scorsa stagione. Poi a casa anche Bocic, a casa anche Capone, a casa anche Riccardi. Praticamente l'attacco è stato svuotato da queste mancate convocazioni di Oddo. Se riguardiamo la lista, gli attaccanti veri e propri ci sono: Seter, che partirà titolare, ma è presumibile una staffetta con Belloni, ma non sarei neanche sorpreso di vedere Belloni con Seter che poi magari lascerà il campo perché non hai 90 minuti. E poi ci sono Di Grazia, però non hai una punta di ricambio. Beh, ripeto, se parti solo con Seter hai Belloni di ricambio, se parti con tutte e due. Con tutte e due non hai un centravanti come cambio, però in attacco hai
poi eventualmente Di Grazia, che però si esprime bene in un tridente, e Vokic, che finora non abbiamo mai visto all'opera. È stato rispolverato in campionato Crecco, che nelle ultime quattro partite non era stato convocato, era sostanzialmente ai margini del progetto tecnico dopo la mancata partenza nel mercato. E quindi, insomma, che dire? Diciamo che il Pescara non arriva bene, che sicuramente c'è un rapporto deteriorato, perché altrimenti tra Oddo e questa parte dello spogliatoio, perché altrimenti non si spiegano queste mancate convocazioni. Ripeto, è stato svuotato un reparto, che è quello d'attacco. Il Pescara ha avuto tante assenze, ora che questi giocatori ci sono, non vengono convocati molti di loro. È evidente che Oddo, c'è un passaggio della conferenza di Oddo post Frosinone: io voglio andare in campo e morirò, tra virgolette, da un punto di vista sportivo, con chi mi dà il 100%, con chi corre. Sembravano appianate certe divergenze dopo la gara con Frosinone, dopo un confronto. Abbiamo visto quelle immagini, l'abbraccio tra Galano e Oddo. Però poi Galano, al pari di Valdifiori, convocato in Coppa, gioca un tempo e al pari di Valdifiori Galano viene sostituito subito. Qui sembrava tutto a posto. Sì, dopo l'intervallo, evidentemente questa frattura che c'era stata con quel battibecco durante la partita col Frosinone non è stata ricomposta, e le mancate convocazioni di oggi di Valdifiori, Galano, ma anche Bocic, Riccardi, Capone, pesano molto. Quindi un Pescara che va quasi spuntato a Lecce contro una squadra forte, che però non è partita benissimo, che qualche problemino lo ha, però bisogna soltanto sperare in una prestazione di grande orgoglio del Pescara. Francamente pensare a un risultato positivo è difficile, però poi stiamo anche all'imponderabilità a volte del pallone. Posso chiederti quale potrebbe essere la probabile di domani sera? Ecco, allora, per quanto riguarda la probabile, noi pensavamo che si andasse spediti con una difesa a tre. Le defezioni, oltre che di Drudi, anche di Bocchetti, potrebbero anche far optare per una difesa a quattro, e quindi con soli due centrali, ovvero Scognamiglio e Gut. Vero è anche che lì davanti il Pescara non ha molte alternative, quindi vediamo, o Setter centravanti con Maestro e Di Grazia dietro, e quindi giocando con quattro difensori, tra cui Scognamiglio e Gut centrali, oppure se si giocherà con i tre centrali dentro Jarosinski come braccetto di sinistra, e magari in attacco si giocherà col solo Maestro a supporto di Setter. Va bene. Intanto ci chiedevano Mungo come ha giocato ieri sera. Discretamente bene. Io, se posso fare un po' una specie di parallelo, Mungo sembra un po' l'Eriksen del Teramo, cioè in una squadra che ha... è vero? Però ora Paci non sta facendo il Conte. No, aspetta, era solo tra giocatori, no. Dico che pur giocando bene, da Mungo, diciamo, probabilmente non lascia il segno come le sue qualità individuali vorrebbero. Ecco, se gioca Bombaggi in quel ruolo lascia il segno, segna, fa segnare, fa giocare la squadra. Mungo fa fatica a far segnare gli altri e a segnare, dà il suo contributo, però non ruba l'occhio, ed è un contributo meno incisivo rispetto a quello che fa Bombaggi. Ecco, questo mi sembra che possa spiegare un po' tutto, no? Assolutamente. Ragazzi, vediamo il prossimo turno, ammesso che si giochi di Serie D, aspettando, insomma, le decisioni che dovrebbero arrivare ad ore: Aprilia Tolentino, Campobasso Taresco, Castelfidardo Vastese, Fiuggi Atletico Porto Sant'Elpidio, Matese Castelnuovo, Montegiorgio Vasto Gerardi, Agnese Recanatese, Pireto Giulianova e Rieti Cinzia Albalonga. Noi mettiamo un punto interrogativo grande così su questo prossimo turno di campionato. Di più non sappiamo, di più non riusciamo a dirvi. Quello che vi diciamo è che domani sera dalle 20:30 troverete Andrea Costantini, quindi non ci sarà replay ma diretta stadio per Lecce Pescara, Andrea, sì. Quindi domani sera dalle 20:30 e sarà insieme a Paolo Renzetti, seguirete la partita con gli ospiti per vedere le emozioni del Via del Mare.
Intanto ti saluto Andrea, ciao. Ciao a tutti. Così come saluto Stefano Recanati, ciao Stefano. Ciao a tutti, buona serata. Segnatevi questo giorno, domenica 1 novembre, perché sono... No, dai, togli questo, togli questo logo, che ho anche perso, dai, ho anche perso. Ho appena fatto, è andata quaresma, male. È andata male perché ho fatto 69 e il mio avversario ha 66 e mezzo e deve ancora giocarne un giocatore, quindi è impossibile. È un'impresa titanica fare 1-1. No, dicevo, segnatevi questa data perché ho chiuso in anticipo. Ci sono voluti 5 rinvii per farmi chiudere in tempo. Comunque grazie a Maurizio D'Aquilino in regia, ma grazie soprattutto a tutta la squadra di TV6, tecnici e giornalisti che hanno lavorato anche oggi, seppur con un campionato dimezzato. Noi ci vediamo. Peraltro, se Maurizio D'Aquilino spera nella chiusura dei campionati, probabilmente perché la spera nella avanti. Chiusura dei campionati? Eh? Spera nella chiusura dei campionati, lo facciamo licenziare subito. Probabilmente sì, però probabilmente Serie B e Serie C vanno avanti, quindi. Grazie davvero alla squadra di TV6, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Ci vediamo domenica prossima, 19:30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.